tutto tornerà come prima. Non si tratta di una promessa, bensì di un impegno. Ad un mese dal terribile sisma che ha distrutto vite, abitazioni e ricordi, il Premier, il capo della Protezione Civile e il commissario straordinario lo ripetono a Palazzo Chigi, quasi che fosse un giuramento. Tutti gli interventi di manutenzione e adeguamento sismico saranno considerati fuori dai limiti del patto di stabilità. Ricostruire come era prima, salvare luoghi, identità, legami, in altre parole, dice il commissario Errani, rimettere insieme una comunità. La scelta di ricostruire tutto, comprese le seconde case, che rappresentano un aspetto in questa specificità che attiene all'identità delle comunità, all'economia di quei territori e al patrimonio urbanistico ed edilizio, quei borghi e quei comuni. Al momento tuttavia si affronta ancora l'emergenza, circa 4 miliardi di danni del terremoto, 3.000 gli sfollati, di cui 2.500 vivono ancora nelle tende, ma già in questo fine settimana molte persone lasceranno le tendopoli. Comunque sappiamo che in questo fine settimana ci sarà una riduzione importante e c'è la convinzione anche da parte di molti di lasciare le aree attendate.